Care amiche e cari amici, eccoci alla terza puntata dell'alfabeto della fede. Questa sera parleremo di accogliere, accoglienza. Un po' come l'amore è una parola inflazionata. Oggi chi non parla di accoglienza, chi non accusa gli altri di non essere accoglienti o di essere troppo accoglienti? Quindi eh, non c'è mattina che non apriamo i giornali, che non apriamo la radio o la televisione e non veniamo bombardati di eh, rimproveri o di sollecitazioni. In realtà, io vorrei questa sera con voi andare un po' alle radici dell'accoglienza. Perché l'accoglienza è così importante? È così costitutiva della nostra vita di uomini e donne? Ma, in primo luogo, perché se noi siamo, se noi esistiamo, questa è la cosa bella e grande della vita, è perché siamo stati voluti e quindi abbiamo accettato la vita e siamo stati accolti da chi ci ha voluti. L'accoglienza è all'origine della vita. Ma poi continuare a vivere vuol dire accogliere momento dopo momento la vita, accoglierne il dono, accogliere lo spirito, direbbero i salvi. Se tu ritiri il tuo spirito la nostra vita viene meno. Quindi vivere è accogliere, accogliere quel dono che ci fa essere, che ci fa vivere, accogliere il dono della vita di Dio che Dio ha voluto per ciascuno di noi. Senza Dio non c'è vita, senza Dio non c'è uomo. E quindi l'accoglienza è come una strada fra Dio e l'uomo, continuamente intessuta. E poi anche la strada intessuta fra gli uomini, fra le esistenze, perché iniziare dei rapporti, delle relazioni, e possiamo vivere senza rapporti, senza relazioni? No. Iniziare dei rapporti e delle relazioni vuol dire accogliere. Questo è quindi il fondamento dell'accoglienza, che è un fondamento importante, perché senza questo fondamento si capisce poco dell'accoglienza. Il nostro io non può vivere senza il tu degli altri, e quindi vivere e ricevere è accogliere un dono, appunto, è essere generati continuamente. Se noi vogliamo fare da noi stessi, se noi volessimo vivere da soli come aveva pensato Jean-Jacques Rousseau per il suo bambino, non riusciremmo a vivere. L'individualismo, l'egoismo, la chiusura in se stessi, che contraddistingue gran parte del nostro tempo e anche molte delle nostre vite, è una contraddizione con le leggi e le regole stesse della vita buona, della vita bella. Quindi questa sera vogliamo parlare di questo e come sempre, come anche già le altre due sere precedenti, abbiamo qui con noi dei giovani amici che mi solleciteranno un po' con le loro domande che non conosco, ma che conoscerò adesso in questa nostra serata. Grazie già a loro per essere qui. Don Massimo, io volevo porle questa domanda. Come possiamo nelle nostre vite aumentare la nostra disponibilità all'accoglienza dell'altro? Penso che il primo, il primo insegnamento che ci viene proprio dalle prime pagine della Bibbia a riguardo dell'accoglienza è quando Dio dice la creazione è buona. Lo ripete parecchie volte nel libro della Genesi, nel primo capitolo. E cosa vuol dire questo? Che per accogliere noi dobbiamo maturare in noi stessi una visione positiva dell'esistenza. Chi ha una visione negativa della vita e negativa degli altri, e uccide sul nascere l'accoglienza, se tutto è male perché devo accogliere? No. Dentro la storia dell'uomo e di Dio con l'uomo c'è un disegno di bene, un disegno di salvezza, di pienezza, di gioia, di vita. Proprio perché c'è questo disegno positivo, non solo è giusto e doveroso, ma è fecondo accogliere, perché ogni tu porta dentro il nostro io qualcosa di Dio, qualcosa della sua infinitudine. Del suo insegnamento, del suo richiamo, certo, se lo sappiamo accogliere. Poi è molto importante stare con gli altri, non chiudersi in noi stessi, e sapere che gli altri sono una ricchezza per noi. Certo, dobbiamo sapere anche stare con Dio, che è il primo altro della nostra vita, perché da Dio noi impariamo a anche il bene e il male e quindi impariamo ad aiutare gli altri in modo autentico non si può stare con gli altri semplicemente per stare si accoglie per camminare assieme verso Dio e per camminare assieme verso Dio occorre sapere qual è la strada e quindi accogliere vuol dire anche stare con e poi ascoltare Ascoltare, ascoltare la loro vita, ascoltare le loro necessità, ascoltare anche la loro sapienza. Ci sono degli altri che sono importanti per la vita: sono i genitori, sono i maestri, sono gli anziani, sono le persone da cui noi ci aspettiamo o ci aspetteremmo qualcosa che ci aiuti a vivere. Quindi eh, direi questo avere una visione positiva della vita, cominciare a stare con gli altri, ascoltare gli altri, ma certo tutto questo va vissuto diventando sempre più ricca la nostra consuetudine di vita con Dio e con suo figlio Gesù Cristo, che è il primo altro che noi siamo chiamati ad accogliere, in lui ci sono tutti gli altri. Io invece mi chiedevo se c'è una correlazione tra accoglienza e fiducia verso l'altro. Sì, se non matura in noi, come accennavo prima, se non matura in noi una fiducia che dall'altro possa venire a noi un aiuto, un contributo per la nostra vita, anche un insegnamento, una vicinanza che ci tolga dalla solitudine, che ci apra alla verità, eh, noi ci chiuderemo. Quindi se non c'è... Questa confidenza nel disegno buono della vita eh, nasce in noi una visione depressiva delle cose che ci porta progressivamente, eh, quasi come le valve di un'ostrica, a chiuderci progressivamente in noi stessi, a isolarci, a ritirarci dalla vita, a lasciarci morire. Quindi, eh, tutto questo è un, un elemento rivelatore della patologia in cui possiamo essere caduti ed è un elemento anche importante com come un grido che gli altri ci rivolgono perché noi possiamo aiutarli. Quindi uno dei compiti fondamentali oggi penso sia proprio questo, aiutare le persone ad avere speranza non una speranza illusoria, ma a vedere concretamente quei punti di luce che ci sono nella realtà che ci permettono di dire sì. Attraverso tutte le difficoltà, le prove, i dolori e anche le contraddizioni, io posso camminare verso la luce, perché c'è un padre che mi ha voluto, c'è un figlio che mi ha salvato, c'è un padre che mi attende. Perché oggi è difficile accogliere la vita anche nelle forme più fragili? È difficile accogliere la vita perché è venuta meno la solidarietà fra le persone. Invece di un popolo siamo come tanti individui e quindi eh, le persone in difficoltà si sentono sole e cadono nella disperazione. Penso proprio al tema dell'aborto. L'aborto è un terribile delitto, dice il Concilio Vaticano II, ed è rimasto un terribile delitto. Ma questo che cosa ci deve spingere? Ci deve spingere a incontrare le persone in difficoltà, le mamme in difficoltà, per aiutarle ad avere prospettive che il loro figlio possa essere accolto, possa essere educato, possa essere cresciuto, Prospettive che sono soprattutto prospettive di compagnia, di eliminazione della solitudine o di rimedio alla solitudine, perché questo è ciò che soprattutto una madre che aspetta un bambino che non desiderava, di cui ha paura, la sua solitudine, ha paura del giudizio degli altri, ha paura di non farcela da sola. Oggi viviamo purtroppo in una società che tutto fa per eliminare i problemi, ma nel senso che eh, non si fa eh, problema di eliminare le persone o di calpestare i diritti delle persone. Penso per esempio alla terribile vicenda dell'utero in affitto, in cui una donna viene chiamata a portare nel proprio grembo un bambino o una bambina che poi le verrà sottratta, che non conoscerà più. E questo per pagamento, perché quella donna non ha di che vivere. Ecco, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo diventati insensibili di fronte al vero valore della vita, della vita come dono. Sentiamo i figli come un diritto o come un peso, invece che come un dono. E questo è una grave mh, perdita di umanità. La nostra società sta vivendo una grave perdita di umanità. Lo stesso si potrebbe dire delle difficoltà, delle famiglie che non vengono aiutate o vengono aiutate troppo poco. Don Massimo, io volevo chiederle quanto è importante oggi, in una società che tende sempre più al progresso, accogliere la tradizione che ci precede. Sì, è una società che tende al progresso, eh, che esalta il progresso. Questo sì, ma non so se tende veramente al progresso, anzi ne dubito fortemente. Eh, c'è progresso in alcuni campi, ma c'è un forte regresso in altri, e sono campi essenziali dell'umano. Ma comunque, al di là di questo, di un giudizio storico sul presente, mi sembra importante sottolineare che il vero progresso e la tradizione non sono mai in contrapposizione o in contraddizione tra di loro. Perché? Ma Perché il vero cammino in avanti nasce dalle esperienze che noi abbiamo vissuto. Come dicevo, non partiamo mai da zero e quindi partiamo sempre da un'esperienza che ci precede. Questa è la tradizione, un'esperienza che ci precede, qualcosa che riceviamo. E senza questo qualcosa che riceviamo, e che certo dobbiamo riscoprire, dobbiamo esprimere in forme nuove, ma senza un legame con ciò che riceviamo, non possiamo neppure creare il nuovo. Oggi è uno dei drammi più forti che viviamo, quello della rottura fra passato e futuro. E noi dobbiamo creare anche attraverso l'accoglienza questo legame. Grazie anche per questa puntata e ci vedremo fra una settimana per un'ulteriore, ultima puntata dell'alfabeto della fede.